Ivana Mrazova e Luca Onestini mano nella mano a Milano. Luca Onestini e Ivana Mrazova mano nella mano, i due stanno insieme. Non ci sono più dubbi, Luca e Ivana del Grande Fratello VIP stanno insieme. L'ultima prova. Isaki ha beccato la coppia mentre passeggiava per le strade di Milano mano nella mano. Un gesto intimo e romantico, tipico di qualsiasi coppia. Dunque, Verissimo aveva ragione, Onestini e la modella ceca stanno vivendo una storia d'amore. I diretti interessati per il momento tacciono ma i loro gesti parlano chiaro. Da quando è finito il reality show hanno passato ogni minuto libero insieme, si sono divisi solo per il Natale, quando la Mrazova è volata a Praga per andare a trovare la famiglia. Ma una volta tornata in Italia la prima persona che ha rivisto è stata proprio l'extronista di Uomini e Donne, che da tempo corteggiava la nuova conduttrice di 90 Special. Luca Onestini è riuscito a conquistare Ivana dopo il Grande Fratello VIP. Già all'interno della casa di Cinecittà, Luca aveva cominciato a provare un forte interesse nei confronti di Ivana. L'ex tentatore di Temptation Island non si è però mai spinto oltre, rispettando la storia d'amore della Mrazova. Prima di entrare al Grande Fratello VIP, infatti, la giovane aveva conosciuto l'imprenditore Alessandro. Una frequentazione che l'amica di Giulia De Lellis ha sempre onorato durante il programma televisivo, nonostante le insicurezze e i dubbi che l'hanno colta. Ottenuto il terzo posto nel reality show, Ivana si è rivista con Alessandro e ha chiarito di non voler continuare quella relazione. Subito dopo si è consolata con Luca, che non l'ha mollata per un attimo. Del resto Onestini è da mesi single, l'ex fidanzata Soleil Sorghè, scelta proprio alla corte di Maria De Filippi, è solo un ricordo sbiadito. Luca e Ivana felici dopo il Grande Fratello VIP. L'amore è una componente fondamentale della vita, ha assicurato Luca Onestini in un'intervista concessa a Pomeriggio 5. Il bolognese ha poi puntualizzato, in questo momento sono molto felice,